Gli spaghetti sono i protagonisti di un grande classico delle gite fuori porta, la frittata di spaghetti. Allora, questo è un piatto generalmente del riciclo, del recupero di spaghetti che magari abbiamo cotto in più e sono avanzati. In questo caso li abbiamo cotti e sono 50 grammi di spaghetti secchi che cuocendo arrivano circa a 860, considerate un pochino più del doppio. Potete usare degli spaghetti così sconditi, solo appunto conditi con un filo d'olio per non farli appiccicare, oppure anche degli spaghetti al pomodoro, quello che avete insomma. Quindi abbiamo detto circa 860 grammi di spaghetti cotti, poi abbiamo le uova, abbiamo del formaggio, in questo caso è una provola, potete mettere mozzarella, anche se la mozzarella sapete rilascia sempre un po' di acqua in cottura, e qui ho della pancetta. Naturalmente all'interno di questa frittata potete mettere quello che volete, quindi al posto della pancetta magari un salamino piccante, insomma altri salumi a cubetti, al posto della provola potete mettere qualsiasi altro formaggio, non so, asiago piuttosto che emmental, qualsiasi cosa. Immancabile un formaggio grattugiato, in questo caso io aggiungo del pecorino romano DOP. Allora, innanzitutto cominciamo con il tagliare la pancetta a cubetti, potete usare qualsiasi altro salume avete in frigorifero. Quindi prima ricaviamo delle listerelle che poi tagliamo a cubetti. Metto a soffriggere poi la pancetta, ma se fosse un altro salume, per esempio un prosciutto cotto, lo mettete esattamente così com'è dopo averlo tagliato. Qui ho una padellina già un po' calda, quindi li metto direttamente in padella. Mentre la mia pancetta soffrigge, io mi dedico a grattugiare il pecorino romano. Prendiamo un pezzo, cominciamo a grattugiare. Il pecorino romano DOP ha un sapore molto aromatico, lievemente piccante e sapido, e dà quindi molto sapore anche ad una semplice frittata di pasta come questa. Spegniamo il fuoco. Ora uniamo tutti i condimenti agli spaghetti. Per prima cosa rompiamo le uova in una ciotola bella capiente. Allora, noi faremo una frittata piuttosto grande in una padella da 28 cm. È la classica frittata che si porta quando si fa una gita fuori porta, quando si fa un picnic, quindi servirà a sfamare almeno una decina di persone. Per questo sto mettendo 6 uova, perché poi le uova saranno un po' il collante che terranno uniti tutti questi altri ingredienti. Quindi uova, mettiamo il nostro pecorino. Aggiungiamo la nostra pancetta che nel frattempo si è raffreddata un po', non mettiamo la bollente nelle uova altrimenti cuoceranno. Nel frattempo scaldiamo una padella, ci mettiamo anche dentro dell'olio. Io ho tenuto da parte un po' di grasso della pancetta che dà sapore, metteremo meno olio. Quindi aggiungiamo un po' di olio extravergine di oliva perché nelle frittate ci vuole. E cominciamo a scaldare l'olio. Aggiungiamo anche la nostra provola. Prendete qualche cosa di molto molto delicato perché già ci sono comunque i sapori sapidi della pancetta e del pecorino. Ecco, qui nulla vi vieta di aggiungere del prezzemolo tritato, delle erbe aromatiche a vostro piacere. E ora uniamo gli spaghetti. Mischiamo un po'. Possiamo aggiungere un po' di pepe e poi siamo pronti per cuocerli. Vediamo che già l'olio sta arrivando a temperatura. Ci mettiamo dentro i nostri spaghetti. Ecco, mettiamo bene tutti gli ingredienti in padella in modo che ci sia uno strato uniforme. E adesso possiamo cuocere a fuoco abbastanza vivo, non altissimo ma neanche basso. Da 1 a 10 mettiamo 7, con il coperchio, 7-8 minuti. Sono passati 7 minuti, ora dobbiamo girare la nostra frittata. Fatevi aiutare dall'uomo di casa perché è un po' pesante. Fabio, mi dai una mano? Io lo sfrutto. Voilà. Ah, ecco, altra cosa da fare. Non prendere un, diciamo, un coperchio che ha lo scalino, altrimenti non scivolerà la frittata. Prendiamone uno senza scalino, cioè piatto. L'ho oliato un po' anche, così vi può aiutare a fare scivolare meglio la frittata. Mi raccomando, non mi fare fare brutta figura. Mi sposto. Voilà. Eccola, perfetta. Cottura direi che
precisa. Ecco, avete visto che dopo 7 minuti è bella dorata, ma non è diventata troppo scura. Mi raccomando, state attenti a non farla bruciare, però generalmente dovrebbe venirvi, appunto, se non usate un fuoco troppo alto. Adesso possiamo abbandonare tutte e due i coperchi e farla cuocere per altri 3-4 minuti, sempre alla stessa temperatura. Grazie Fabio. A te. La frittata di spaghetti è pronta, la lasciamo intiepidire, come vedete già sul piatto da portata, e adesso ci dedichiamo ai nostri cupcake sempre di spaghetti. Per prima cosa, ovviamente io qui ho degli spaghetti già cotti come prima, questi sono circa 350 grammi, quindi se dovete partire dallo spaghetto secco saranno all'incirca 150 grammi. Cominciamo a fare la besciamella, quindi in un pentolino metto il burro a sciogliere, e quando il burro è sciolto aggiungo la farina e la faccio tostare un paio di minuti, naturalmente sempre mescolando. Ora è il momento di aggiungere il latte caldo. Uniamo anche il sale e un po' di noce moscata in polvere. E adesso mescoliamo fino a far addensare. Ecco che la nostra besciamella si è addensata. Questa ricetta è una ricetta che non fa diventare la besciamella troppo soda, la lascia piuttosto blanda perché poi dovremmo andarla a mettere dentro gli spaghetti. Comunque spegniamo il fuoco e anche qui aggiungiamo del pecorino romano grattugiato. Adesso mescoliamo e lo sciogliamo. Mi raccomando, fuoco spento, è già tutto molto caldo, quindi la nostra besciamella al pecorino è pronta, ne tengo un po' da parte e poi possiamo andare a comporre i nostri cupcake. Prendiamo i nostri spaghetti già cotti, mi raccomando mettete un goccino d'olio in modo che rimangano staccati uno dall'altro, la besciamella ne ho tenuta da parte in questa ciotolina perché poi mi servirà da mettere al centro dei nostri cupcake. Cominciamo a mescolare. Questi cupcake sono vegetariani perché, come vedrete, ci sono soltanto verdure e del pecorino, non ce n'è carne né pesce. Questi sono peperoni rossi e gialli, carote e zucchine. Come vi dicevo, però, scegliete quello che vi piace. L'importante è tagliarli in piccoli cubetti e farli saltare per 5 minuti con un po' di sale e un po' d'olio. Molto semplice. Ne mettiamo la metà di ogni ciotolina all'interno di questa ciotola più grande dove ci sono gli spaghetti. Ora prendiamo lo stampo da cupcake, io l'ho imburrato, potete anche metterci dell'olio se volete, e ci mettiamo in ogni vano almeno 100-110 grammi di spaghetti così conditi. Proviamo a vedere, dobbiamo fare una sorta di nido, fare al centro una specie di buchetto dove inserire un po' di besciamella. I spaghetti devono arrivare sicuramente ai bordi e poi ci facciamo una specie di buchetto al centro. Adesso con un paio di cucchiaini, anche con le dita se volete, mettetevi dei guanti, facciamo un bel buco al centro di ogni nido di spaghetti. Andiamo a mettere un pochino la besciamella al pecorino che abbiamo preparato. Quindi al centro ci mettiamo un po' di besciamella, in questo modo. Ecco, ora possiamo infornare i nostri cupcake di spaghetti nel forno statico a 200 gradi per 15 minuti, dopodiché li tireremo fuori, aggiungeremo un po' di verdura in sommità, queste verdure miste, un po' di pecorino grattugiato e li inforneremo per altri 5 minuti.
Ed ecco i nostri spaghetti belli che impiattati. Ultimo tocco, mettiamo su ogni cupcake una fogliolina di basilico. Belli e colorati. Non mi resta che andare a fare una foto.